Questo è il vero potere, questa idea si è data degli organi esecutivi, cioè dei bracci esecutivi che sono quello che in questa trattazione di questa sera chiameremo gli organi del potere, cioè il vero potere. Ultima cosa del riassunto, va detto che non stiamo parlando di cose campate per aria o che hanno così degli effetti internazionali vaghi, stiamo parlando proprio della gestione delle nostre vite minute, cioè dei posti di lavoro, dei servizi, delle leggi che vengono passate nel Parlamento italiano, di come si comportano i politici, cioè tutto questo viene deciso dal vero, dal reale potere. Che vado a illustrare. Allora, innanzitutto, ho detto è un'idea, il vero potere, questa idea si è data degli organi. E il primo organo è un club. È un club privato, cioè sono dei luoghi dove dei personaggi molto potenti, che vengono però da diversi campi, non solamente il campo politico, anzi in minoranza vengono dal campo politico, ma soprattutto dall'industria, soprattutto dalla finanza, soprattutto anche dal mondo delle speculazioni finanziarie, della cultura, dal mondo universitario, si riuniscono in luoghi determinati con delle date a scadenze precise. Sono questi potenti che si riuniscono, a seconda di dove si riuniscono e di come si riuniscono, prendono questo club prende dei nomi diversi. Allora, se per esempio questa consorteria di potentissimi della Terra si riunisce nelle grandi capitali europee e mette assieme i potenti d'Europa, i potenti d'America, i potenti del Giappone, si chiama Commissione Trilaterale. La Commissione Trilaterale non è un organo complottista nascosto, è invece alla luce del sole. Ci sono stati nell'arco della storia tutti i grandi personaggi che noi abbiamo sempre conosciuto come gli uomini potenti, da Kissinger a Danielli, i grandi rettori delle università, molti industriali, alcuni politici. La Commissione Trilaterale nasce nel 1973 e vi do così un excursus a parte i nomi che sono noti, ma ci vanno anche appunto accademici e vengono rappresentate anche intere istituzioni come le università, Harvard, Korea University, Seoul, Nuova University di Lisbona, Bocconi, Princeton, governatori di banche, Goldman Sachs, Banque Industrielle Immobilière Privée, Japan Development Bank, Mediocredito Centrale, Bank of Tokyo Mitsubishi, Chase Manhattan, Barclays, tutti i grandi colossi bancari del mondo sono della Commissione Trilaterale, ambasciatori petrolieri, l'Exxon, la Shell, industriali, Solvay, Mitsubishi Corporation, Coca-Cola, Texas Instruments, Hewlett Packard, Caterpillar, Fiat, Dunlop, le fondazioni importanti, Bill e Melinda Gates, per esempio, the Brookings Institutions, il Carnegie Endowment, il Cato Institute, eccetera, eccetera. Va detto che questi personaggi che si riuniscono in privato nella Commissione Trilaterale deliberano su questioni come il sistema monetario, cioè decidono sul sistema monetario, il governo globale, dirigere il commercio internazionale, affrontare l'Iran, il Medio Oriente, il petrolio, energia, sicurezza e clima, rafforzare le istituzioni globali, gestire il sistema internazionale in futuro, cioè deliberano su praticamente tutto. Cosa succede poi? Cioè quello che accade nei parlamenti, quello che accade nelle confindustrie dei paesi è in realtà deciso qua, in questo club privato, e poi viene messo semplicemente in pratica negli organi che noi crediamo siano il potere e non lo sono. Se il club si riunisce in segreto invece, e questo è il volto segreto di questo club, prende un altro nome, si chiama Gruppo Bilderberg. Il gruppo Bilderberg, che nasce nel 1954, si tratta sempre delle stesse persone, non per niente dal gruppo Bilderberg nel 1973 nasce la commissione trilaterale di cui ho parlato prima. Allora, si chiama gruppo Bilderberg, che prende il nome da questo albergo in cui si sono riunite per la prima volta. Si riuniscono segretamente in alcuni grandi alberghi del mondo. E tanto segretamente che è impossibile per qualunque giornalista, per qualunque cameraman, per chiunque, quando si riuniscono, penetrare un cordone ombelicale che sta intorno a questi alberghi, che sembra veramente di entrare in una fortezza come potrebbe essere una base militare americana. E la caratteristica pericolosa di questa parte segreta del club è che al Bilderberg
si sa che questi personaggi proprio si possono svestire di qualunque istituzionalità e lì veramente si dimostrano quello che sono, cioè lì veramente sfogano tutti i loro più reconditi desideri e lì si prendono delle decisioni che sono azzardate proprio perché non devono neppure più rivestire questi ruoli istituzionali che invece hanno ancora, mantengono nella commissione trilaterale. Nasce il gruppo Bilderberg con funzioni di strategia militare durante la guerra fredda, molti segretari generali della NATO ci sono stati. Una cosa che invece è alla luce del sole, perché è stata rilasciata in un'intervista alla BBC nel 2005, che è uno dei presidenti del Bilderberg, il visconte Étienne Dauvignon, ha dichiarato in una frase molto chiara e semplice, così come sono sempre molto semplici i grandi potenti della terra, ha detto: attorno ai tavoli del Bilderberg si riuniscono gli internazionalisti. Che cosa vuol dire? Cioè, si riuniscono coloro che sostengono il libero commercio mondiale, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, di cui parlerò dopo, e le grandi integrazioni di potere sovranazionali, cioè più potenti degli stati. Vedi per esempio la nuova Europa del Trattato di Lisbona, di cui ho parlato in un'altra conferenza, in altri video. Vi do un ultimo esempio di come si tratti, quando si parla di questi club, si tratti sempre degli stessi personaggi che girano, uomini che nessuno, che pochi, di cui pochi hanno sentito parlare, ma che in realtà sono immensamente potenti, molto, ma molto più potenti di qualunque politico che sta sui giornali normali dei nostri paesi. Vi do il caso di Peter Sutherland, di cui credo pochissimi abbiano sentito parlare. Questo personaggio è stato il direttore della British Petroleum, il direttore generale della Goldman Sachs, la più grande banca del mondo, è stato il rettore dell'Università della London School of Economics, che è una delle fucine, più grandi fucine di ministri dell'economia della Terra, è stato rappresentante speciale per l'ONU, è stato direttore generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, un altro di questi grandi potentati sovranazionali, è stato anche membro della Commissione Europea. È un altro potentato sovranazionale, è ovviamente membro sia della trilaterale che del gruppo Bilderberg. Quindi vedete come uno dice: ma chi è un potente? Facciamo un nome di un potente, non lo so, Berlusconi, roba da ridere. Questi sono degli uomini che sono poco conosciuti, che hanno tenuto nelle mani, pensate, da partire dalla British Petroleum, arrivare alla Commissione Europea, delle fette di potere che sono incredibili.